Ciao a tutti, siamo insieme a Raffaella Raggi, che è la presidente dell'ente del Rinascimento ad Acqua Sparta, e siamo qui per presentare e parlare e far scoprire informazioni sulla festa del Rinascimento ad Acqua Sparta, che si terrà dal 26 agosto, quindi già in corso, fino al 5 settembre di quest'anno. E volevamo innanzitutto chiedere a Raffaella com'è stata strutturata e com'è composta questa festa, cioè nel senso cosa è possibile vedere, ascoltare, quali sono le principali attrazioni per i visitatori? Allora, la prima cosa che vorrei far notare sull'edizione di quest'anno, del 2021, è il fatto che, avendo eliminato delle gare ritenute pericolose in questa situazione di emergenza Covid, le contrade si sono unite e hanno collaborato per realizzare tanti spettacoli. Per esempio, oggi pomeriggio ci sono state scene di vita palazzo con la collaborazione degli attori, dei figuranti delle tre contrade. Poi ci sarà un'allegoria, la mirabile missione, sempre sulle tre canti che danno il testo, tutto basato sull'unione, cooperazione, collaborazione, perché insieme ci siamo detti che solo insieme si può riuscire a superare questo stato, questa sofferenza, per arrivare a rivedere le stelle, e che è il sottotitolo della festa. Come è strutturata la festa? È strutturata, potremmo dire, come nelle altre passate edizioni, cioè ci sono delle attività pomeridiane, concerti, conferenze, convegni, e oggi scene di vita palazzo. La sera, tutte le sere in piazza, ci sono degli eventi con le varie compagnie, con varie attrattive. E da sottolineare, quest'anno ci sarà ripetuto per 4 volte il videomapping Linceo. Che cos'è? Sono delle proiezioni fantasmagoriche sulla facciata, quindi la facciata si compone, si scompone, viene strutturata e modificata, e si racconta poi la storia di uno dei momenti più brillanti per il nostro paese, il momento della presenza d'Acqua Sparta di Federico in Liceo. Ok, e allora, e poi le chiediamo come è stata promossa la festa, perché comunque dove si possono, diciamo, sapere informazioni, sì, su questa festa? Si è lavorato sulla promozione, e quindi che va dal cartaceo alla cartellonistica diffusa, no? Nelle zone vicine, ma anche in una certa distanza, per attirare pubblico che venga a godere di questa festa. Poi, ma soprattutto, la promozione è stata fatta a livello di social, quindi con il gruppo social, la pagina, e poi anche si può avere notizie anche attraverso Instagram e il sito della festa. Poi facciamo una domanda un po' più personale a Raffaella. Dovete sapere che Raffaella Raggi è al suo secondo anno di presidenza dell'ente Rinascimento, ma purtroppo l'anno scorso la festa è stata rinviata per ovvi motivi, quelli della pandemia, e quindi è il suo primo anno, diciamo, di festa sul territorio. Esatto. Come si sente, ecco, a dover gestire la festa in questo momento? In questo momento è un momento, cioè il momento che più complesso, più complicato, perché bisogna seguire tante cose, bisogna stare dietro a tante cose. Comunque è emozionante, perché ogni volta che vedo che qualcosa ha dei buoni risultati, e ce ne sono già di ottimi, c'è una risposta sempre positiva da parte del pubblico, e devo dire che c'è una profonda soddisfazione da parte di me. Perfetto, allora ringraziamo Raffaella Raggi, invitandovi ad Acqua Sparta ad uscire a rivedere le stelle dal 26 agosto al 5 settembre.